Buongiorno, siamo qui con Mattia Fantinati, sottosegretario alla pubblica amministrazione. Siamo in occasione, diciamo, della presentazione dell'annual report di FPA. Presenteremo oggi anche una indagine condotta da FPA all'interno della propria community. E da questa indagine uno dei fattori centrali che emerge è l'importanza che i dipendenti pubblici danno al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, sia come elemento per rinnovare all'interno proprio la pubblica amministrazione i processi interni, che per il rapporto con cittadini e imprese. A lei quindi chiedo, quali sono i passi fondamentali da cui partire affinché la PA italiana riesca a fare questo salto di qualità? La digitalizzazione della pubblica amministrazione è la sfida che questo governo ha deciso di affrontare, proprio per dare un servizio sempre migliore sia al cittadino, che potrà fare qualsiasi operazione da casa sua, ma anche all'interno della pubblica amministrazione, cioè in modo tale che tutto sia digitale, quindi digital first ma anche digital only. Quindi che cosa bisogna fare? Quindi porsi un obiettivo e disegnare una strategia. Che cosa serve? Serve assolutamente formazione, e quindi noi stiamo anche insieme col Formes spingendo molto sulla formazione proprio del personale, di modo tale che la digitalizzazione entri in modo naturale dentro la pubblica amministrazione. Servono nuove risorse, ma più che nuove risorse servono nuove competenze, cioè che siano in grado di trasformare la pubblica amministrazione. Ed infatti nel disegno di legge della concretezza abbiamo fatto una richiesta specifica che per i prossimi concorsi siano, diciamo, prevalentemente orientati verso una nuova introduzione di figure altamente specializzate, proprio atte alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, quindi tecnici, ingegneri, esperti di razionalizzazione di processi, proprio per dare quella figura, quella trasformazione digitale che la pubblica amministrazione italiana del 2019 merita. Degli obiettivi anche di queste iniziative che portiamo avanti come FPA, quindi sia delle nostre pubblicazioni, delle ricerche, anche evidenziare l'innovazione che parte dai territori, quindi le esperienze che già sono state portate avanti. Secondo lei, come possiamo fare per un po' mettere a sistema, a sfruttare queste esperienze che spesso sui territori ci sono, ma magari sono ancora un po' frammentate? Beh, sono assolutamente frammentate, perché la pubblica amministrazione, diciamo, è un po' diffusa, cioè la virtuosità della pubblica amministrazione è un po' diffusa a macchia di leopardo, cioè ci sono pubbliche amministrazioni assolutamente virtuose e invece pubbliche amministrazioni che non lo sono. È chiaro che noi stiamo cercando di mettere a sistema, quindi di diffondere sempre di più le buone pratiche, anche attraverso il nucleo della concretezza che, diciamo, verrà creato con questo disegno di legge della concretezza, cioè diffondere le buone pratiche in modo da creare sempre di più una sharing knowledge, cioè una condivisione di conoscenze, una condivisione di esperienze, di modo tale che le nostre pubbliche amministrazioni virtuose siano da esempio, siano da pionieri, in modo che possano trascinare e insegnare anche quelle meno virtuose, di modo tale che ci sia lo stesso livello di, diciamo, che il livello di virtuosità sia abbastanza omogeneo in tutto il territorio, perché partendo dallo stesso livello allora possiamo fare il salto. È chiaro che se ho delle, diciamo, situazioni che sono molto diverse tra loro, fare il salto, incrementare, innovare a livello di sistema paese è molto difficile. L'ultima cosa che volevo chiederle parte un po' da una considerazione che facciamo spesso, è che innovare significa anche rischiare. Quindi se vogliamo darci una sfida, lanciare una sfida alla nostra pubblica amministrazione, al nostro paese, per i prossimi mesi, quindi guardando al prossimo anno. I prossimi mesi, quindi sì, per i prossimi anni. Il prossimo anno come meta breve e poi per il futuro ovviamente. Da cosa possiamo partire? Quale sfida ci poniamo? La razionalizzazione dei data center, cioè noi abbiamo tantissimi data center, database della pubblica amministrazione che non parlano tra loro. Noi come sfida dobbiamo far sì che questi data center siano sempre meno e siano sempre più parlanti tra loro, di modo tale che il cittadino che si sposta da comune a comune trovi lo stesso servizio. Ora abbiamo tanti comuni, tante pubbliche amministrazioni che forniscono tanti servizi tra loro, però non parlano tra loro, quindi è, diciamo, una mancanza di efficienza. La sfida è quella di
accorpare tutti i database di modo tale che una volta che un cittadino, un imprenditore dà un dato alla pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione quel dato ce l'ha e non lo richiede più.